Bentrovati al consueto appuntamento con l'Arcivescovo di Salerno, Sua Eccellenza Monsignor Bellandi, con nove minuti. Eccellenza, allora, eh, si è conclusa ieri la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, iniziata il 18. Anzitutto, buongiorno. Sicuramente è stato un appuntamento che richiama tutte le chiese cristiane al dovere dell'unità. Quest'anno il tema era Amerai il Signore Dio tuo, e il prossimo tuo come te stesso. E questo è un imperativo categorico, diremmo. Ecco. Cioè, noi cristiani dobbiamo veramente mettere in campo tutte le nostre energie, la nostra preghiera, la nostra disponibilità, a far sì che eh, il corpo del Signore sia sempre più un unico corpo e quindi possiamo rendere quella testimonianza di unità, che il Signore chiede quale fattore di credibilità. Ecco, da questo riconosceranno che siete i miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Questo deve iniziare dalle nostre chiese e quindi ecco, ogni anno siamo invitati a dedicare una settimana per questa intenzione che è veramente fondamentale. E sempre ieri c'è stata l'ordinazione di un alunno del seminario, quindi un momento di gioia, soddisfazione, lo possiamo dire, per l'intera arcidiocesi. Sì, abbiamo avuto l'ordinazione di Don Antonio Nicastro, alunno del nostro seminario, e è un motivo sicuramente di gioia, anche perché in questi tempi sappiamo che eh, i numeri anche delle, delle ordinazioni non sono così ampi e il fatto ecco, che abbiamo un novello sacerdote ci riempie di gioia, come ci ha riempito di gioia avere due nuovi diaconi. Nella, nello scorso mese e quindi questo vuol dire che comunque la nostra Chiesa è feconda, è feconda anche in, in vocazioni alla vita consacrata e questo ci riempie di gioia e ci auguriamo che ci siano ulteriori ecco, ordinazioni nei prossimi tempi. E proprio a proposito della vita consacrata, tra qualche giorno, quindi il 2 febbraio, ci sarà la giornata che celebra proprio la, la vita la vita consacrata, ecco l'importanza di chi dedica eh, la propria esistenza eh, al, al percorso religioso per la nostra arcidiocesi. Sì, questo è un aspetto fondamentale, e, ecco come abbiamo gioito del fatto che ci sono delle nuove. Coordinazioni sacerdotali, così eh, purtroppo, accusiamo il fatto che la vita religiosa, soprattutto quella degli ordini appunto tradizionali, maschili e femminili, è un po' in crisi. Ci sono poche vocazioni, molte vengono da altri continenti, e invece, questa dimensione della vita religiosa e consacrata è fondamentale perché quelli che sono i voti che la vita religiosa esprime, cioè di povertà, castità, obbedienza, eh, loro li vivono radicalmente, però sono dimensioni della vita cristiana che valgono per tutti, un uso eh, oculato dei beni, una vita affettiva nel segno della, del rispetto eh, e poi anche appunto la dimensione de, dell'obbedienza. Alla Chiesa e anche alla realtà, sono aspetti che valgono per tutti i cristiani. allora che ci sia un po' una diminuzione di vocazioni a questa vita religiosa, che è come un grande stendardo, ecco, un grande ideale posto di fronte a tutti, questo fa dolore. Noi preghiamo perché anche queste vocazioni possano fiorire ancora di più nella nostra Chiesa. E intanto il Papa ha iniziato l'anno in preparazione del giubileo, invitando le diocesi alla preghiera. Ehm, proprio l'apertura ci sarà la sera del 24 dicembre. In che modo la nostra arcidiocesi quindi eh, sta iniziando ad accogliere l'invito di Papa Francesco? Sì, è un evento questo del giubileo che avrà una ricaduta da un punto di vista pastorale, spirituale e ecclesiale, quindi. Certamente è un appuntamento da valorizzare eh, sia con la preghiera, quindi il Papa dedica questo anno e anche le nostre diocesi lo dedicheranno alla dimensione della preparazione spirituale nella preghiera e poi anche nell'organizzazione delle eh, visite a Roma che impegneranno un po' tutta la diocesi a vari livelli, le parrocchie catechisti, giovani, insomma tutte le categorie un po' delle persone, oltre che un pellegrinaggio diocesano che sicuramente faremo. Adesso stiamo proprio cercando di costituire una commissione che insieme a un delegato diocesano possa iniziare a eh, mettere in agenda i vari appuntamenti. Però, ripeto, la prima preoccupazione è che sia un evento di carattere spirituale e pastorale. E si celebra infine domani la giornata in memoria delle vittime dell'olocausto, in un momento particolare come quello che stiamo vivendo. Um, eccellenza, chiedo una riflessione su questo, estendendo anche il discorso al tema dell'antirazzismo. Specie con gli ultimi accadimenti di cronaca, eh, possiamo dirne uno su tanti, che è quello dell'aggressione verbale, degli insulti subiti dal portiere del Milan, che poi ha fatto appello alla Procura, come anche al Club dell'Udinese, affinché ci siano provvedimenti importanti. Eh, perché in assenza di quelli, eh, sottolineava appunto lo stesso giocatore, addirittura la Procura potrebbe essere complice. Eh, qual è la sua osservazione in merito all'accaduto? È il paradosso dei tempi attuali che in un mondo sempre più globalizzato, interconnesso, dove i contatti aumentano a dismisura, in fondo ancora si ha paura della diversità, eh, dove ci si rinchiude un po' nelle, nei, nostri, nei nostri gruppi, nelle nostre etnie quasi appunto che l'altro possa essere un fattore di eh, pericolo per la, per la nostra persona e per il nostro, il nostro popolo. Ecco, ogni forma di antisemitismo, ogni forma di razzismo mh, denota molta ignoranza, molta debolezza eh, a carattere proprio umano. E certamente poi occorre anche prendere delle decisioni legislative forti, però come sempre sappiamo queste non, non bastano, c'è bisogno ancora una volta di un lavoro a livello capillare, educativo e anche attraverso i mezzi di comunicazione sociale e il diffondere una mentalità dove... Non si può neanche concepire ecco, il fatto che l'altro sia emarginato per questioni di razza, di colore della pelle, di, di religione, di lingua. Eh, non è quello che noi cristiani poi soprattutto mh, conosciamo perché c'è un unico progetto sulla unica famiglia umana da parte di Dio e quindi tutti noi abbiamo la medesima dignità. Grazie eccellenza, grazie a voi che ci avete seguito. L'appuntamento ritorna l'ultimo venerdì di febbraio con 9 minuti.